Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Circuit Superstar. Come mi è stato chiesto, segnalo che questo video è sponsorizzato dalla Square Enix, che mi ha gentilmente fornito una copia del gioco. Il gioco costa $19.99 su Steam e a breve sarà disponibile anche su console. Il gioco ha diverse modalità, da quella online, da gioco libero, dove si può andare a scegliere qualsiasi classe di vettura, quindi si va dalle auto vecchie alle Muscle, all'Euro Truck, alla Piccino Cup che è fatto con delle sorte di 500, fino alle prove settimanali a tempo. Top Gear Time Attack non è ancora disponibile. Abbiamo il garage dove possiamo modificare le vetture a livello di, vedete, tutte le varie vetture. A me piacciono comunque sempre le Formula, quindi poi vedremo di modificarne un pochino il colore. La Storm, che è la più modalità tipo Formula, dove possiamo andare a scegliere il colore. Quindi il colore io direi che lo facciamo colore di Indie, quindi arancione, che non riesco a capire. Questo è rosso, vabbè, direi che così può andare bene. Aspetto Legacy Suite, ma così mi piace. Livrea, no dai, va bene così, va bene così. Numero, il numero non lo so, si possono mettere tutti. Allora mettiamo il mio numero, ok. E poi vabbè, si possono configurare anche le altre. Abbiamo qua la possibilità di vedere i replay delle corse. Qui è una sfida che ho fatto online, finita veramente male. E questa è la prima gara che ho fatto quando ho iniziato il gioco. Sono arrivato ultimo, intanto possiamo vedere. È fighissimo il fatto di poter mandare avanti, play, stop, via. Si può cambiare il pilota, si può cambiare credo anche la visuale. Vediamo se riesco a capire come si fa con la X. Eccola qua, questa è la mia performance. Qua ci potrebbe venire fuori una serie con telecronaca. Attenzione Indie, il curvone, la prende larga, tocca il guardrail, viene superato. Attenzione, forse, probabilmente penalità per lui, perché ha superato i limiti evidenti con il birillo rosso e bianco e quindi avrà una penalità al tempo. Attenzione però, se riesce a rimettersi è veramente una mina vagante. Vabbè, questa vi lascio la telecronaca a un altro momento, perché andiamo a provare il gioco. Il gioco appunto è modalità libera dove possiamo giocare, la modalità online e la modalità Grand Prix, dove possiamo andare a scegliere varie modalità di gioco. Quindi vedete che io ho fatto la Piccino Cup, che sono 5 giri a gara. Qui le Muscle Car, abbiamo la Formula GP che ha ben 10 giri. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. Mi piacerebbe questa, secondo me sa di molto 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 pericoloso, in quanto sono quelle auto che trazione posteriore, a cui parte proprio il posteriore ogni 3x2. La pista non è eccessivamente complessa, però andiamo a vedere. La cosa interessante è che il gioco ha anche una, devo ancora capire come, una gestione della mamma mia se scula, una gestione anche dei box, delle riparazioni e del carburante. Devo ancora capire, ma probabilmente dovrebbe essere un discorso legato alla difficoltà, quindi con la difficoltà alta dovremmo avere anche i box. Infatti vedete che c'è la corsia box dove possiamo andare a fare il pieno e far riparare l'auto. Al momento online ci sono diverse persone, ho guardato con Steam Charts, è una media di 40-50 persone online ed è il fulcro secondo me della modalità del gioco, scusate, perché comunque ci si diverte tanto ed è davvero davvero difficile secondo me trovare un gioco così con tanta gente, perché comunque il divertimento più grande avviene online, per quanto anche contro la IA credo possa essere un bel passatempo. Comunque quello che volevo dire è che io in passato, si parla di ormai una quindicina d'anni fa,
perdevo le notti su Mini Racing Online, che credo esista ancora, ma non so adesso quanta gente ci bazzichi ancora. E vi ricordo, e non è la prima volta che lo faccio, di dirmi se conoscete qualche gioco del genere bello, magari con una simulazione anche della Formula 1 con visuale 2D o così in isometrica, popolato online, insomma, dove può essere figo sfidare gli amici, sfidare altra gente, per fare un passatempo. Per quanto io trovi comunque un gioco del genere, anche con la IA, un bel passatempo da fare quando magari si hanno quei 15, 20, 30 minuti liberi prima di dover andare via, magari di dover uscire. Diciamo che a livello amatoriale, quindi alla difficoltà più bassa, il gioco non è eccessivamente difficile, dato che sto vincendo agevolmente con un discreto vantaggio. Dovrei provare a fare una difficoltà maggiore, così magari andiamo a provarla insieme. Ci potrebbe stare anche una live per questo gioco, ma sarete voi a farmi sapere poi nei commenti qua sotto il video. Adesso vinciamo la nostra prima gara. Abbiamo girato un po' più lenti, però abbiamo girato un po' più con circospezione, con più attenzione. Allora, scusate un secondo che ho un messaggio di Windows che mi dà fastidio. Ok, abbiamo ottenuto il massimo di punti. In questo caso poi la gara continua, noi continuiamo a livellare la nostra, il nostro profilo da pilota. Abbiamo Maple Ridge. Qui voglio uscire però. Torno al menu principale. Da quello che ho letto dagli utenti, il gioco dovrebbe avere questo problema. Dovrebbe non avere un save, quindi se voi interrompete una serie di gare non la recuperate. Infatti vedete che qua abbiamo, si ricomincia di nuovo dall'inizio, quindi non ha salvato. È da vedere adesso come funziona. Vedete il discorso dei piloti, i giri, l'ordine di partenza, qualifica a ogni corsa, il preset, gare, super track. Vediamo adesso, proviamo a organizzarne una GP. Difficoltà superstar, no, amatoriale, ordine di partenza, ok. Possiamo fare anche avanzato, impedisce collisioni, ok, usura degli pneumatici, carburante, danni da avversari, danni ambientali, sì, assolutamente. Quindi perfetto, questa è, mi sembra una buona cosa. Gare 1, difficoltà, facciamo la semi pro in questo caso, abbiamo 12 persone da sfidare e direi che possiamo farlo. West Valley, Sugar Hill, Maple Ridge, Magdalena, Copperwood, non mi dà la mappa però, quindi facciamo la Faenza, percorso GP, ok. Con la nostra livrea di Indy e il numero di gara andiamo ad affrontare questa modalità. Vediamo il carburante dove viene segnato, soprattutto perché abbiamo la qualifica adesso da fare. Sì, abbiamo un giro, quindi adesso si inizia il giro lanciato. È veramente incredibile come adesso qua non ci si tocca dentro, perché stiamo facendo il giro lanciato e poi faremo il tentativo, quindi io lascerei andare avanti tutti e poi mi faccio il mio tentativo. Questa è Monza, chiaramente Monza. Cioè almeno la forma gli assomiglia molto, credo, no? O somiglia forse più a San Marino, non lo so. Ok, abbiamo iniziato il giro lanciato, siamo già stati comunque allontanati da tutti. I paletti rossi sono quelli che danno la penalità nel caso in cui non lo lasciate alla vostra destra o sinistra in base a dove è la pista. Bello che ci sono i segni delle traiettorie. Ok, chiudiamo in undicesima, quindi al momento non abbiamo non
abbiamo un'indicazione di quello che è il carburante, vabbè, ma poi tanto era solo una... Comunque giriamo più di 2 secondi più lenti rispetto al primo. Ora non si scherza più perché stiamo parlando di gara, quindi con collisioni, e carburante usura pneumatici, quindi proveremo anche una fermatina ai box. In basso a sinistra, scusate, carburante, la vita dell'auto e... le gomme, lo stato delle gomme. Attenzione al sorpasso. Ok, quanti giri sono? 5. Ok, attenzione, bellissima comunque la modalità replay, quindi il gioco è curato, sembra fatto davvero bene. Porcaccia la miseria, Le gomme si stanno usurando. Mi sto facendo malissimo. Ma diciamo che non stanno proprio fuggendo. A parte i primi, sono un po' tutti qua. Però ho bisogno di prendere dimestichezza con il tracciato. Lo sto giocando con un pad della Xbox One. La vibrazione funziona veramente bene. Rende l'idea di quando si sta sgommando. Attenzione, attenta al sorpasso davanti. E indice. Indie decimo. Indie in rimonta. Ovviamente bisogna fare più giri per poter pensare di fare delle soste ai box. Però magari se non rimontiamo più di tanto possiamo provare ad andare a farla una sosta e vedere come funziona. Siamo al giro 3. Ok, riesco a tenerla in pista. Siamo a 7 decimi da quello che ci precede. Adesso faremo la fermata ai box, giusto per provare l'ebbrezza, anche perché il carburante è quasi a metà. Le gomme sono quasi a metà pure loro, quindi facciamo la sosta. A meno che non la facciano tutti, e allora io non la faccio. No, facciamo la sosta, vediamo come funziona. Eccola qua. Che spettacolo! Ricorda tantissimo Generelli. Io su Generelli ci ho perso le giornate. Veramente. Ok, abbiamo cambiato le gomme, ripartiamo in ultima posizione. Il gioco secondo me può dare il meglio di sé giocato. Si può giocare cooperativa, in multiplayer offline e online. Quindi secondo me... Poi non so se ci sia un sistema di invito amici, infatti adesso lo andiamo a provare. Beh, l'auto rende senz'altro di più adesso. Vabbè, abbiamo finito un po' male. Però, vabbè, abbiamo provato le bezze della sosta ai box. Ora, proviamo online e vediamo se troviamo qualcuno con cui giocare. Possiamo creare la lobby, unirci a una lobby con il codice. Quindi questo è il modo con cui vi trovate online. Ora sta misurando la latenza della mia connessione. Ok, abbiamo trovato una partita. Possiamo votare. Io voterei per... Copperwood. E da quello che ho già fatto 13 giri, vabbè, con questa auto l'Abruzzo, no, vediamo se abbiamo qualcosa di brandizzato nostro, la prendiamo così. E, è uno scontro uno contro uno, probabilmente perché ho trovato solo una persona. Anche prima avevo fatto la stessa cosa e avevo trovato un'altra persona, solo una persona, quindi al momento latita un po' di giocatori. Però potrebbe essere una bella cosa se magari avete degli amici, 3-4 amici con cui farci magari un campionato con le soste i box o partite comunque personalizzate. Adesso sono 12 giri, siamo nel corso della qualifica. Questo sembra già un giocatore molto skillato. L'auto scula come al solito, lui è esploso, ma in qualifica non c'è modo di farsi male. Quindi andiamo a fare il nostro giro lanciato. Poi sarebbe magari da rimontare il video vedendo solo i replay, ma sarebbe probabilmente una cosa noiosissima. L'ho fatto io, lo sbaglio, sono finito addosso le gomme, quindi questo potrebbe ampiamente costarmi il giro veloce.
Sì, sicuramente mi costa il giro veloce, 25 e 7 e 8 millesimi. Lui ha fatto 23, ha fatto 2 secondi meglio di me, quindi ce la giocheremo contro Scarface, altro utente Steam, in 13 giri e vedremo quanto faremo. Sicuramente adesso magari vi farò dei tagli per non mostrarvi comunque 13 giri che poi sono forse 2-3 minuti di gara, però le prenderò e sicuramente rimarrò dietro, quindi dovrò stare molto molto attento. Sono curve tutte in una direzione quasi, ora ci sono le collisioni, quindi devo cercare di non esagerare. Cioè, sembra che poi la sua auto vada di più, ma probabilmente fa un uso più moderato del freno e dell'acceleratore rispetto a me. Attenzione, esploso, si è fatto male. Io devo tenermi il più possibile in pista, perché probabilmente lui ha l'auto un pochino danneggiata e potrebbe risentirne in quanto a velocità massima. Però se io faccio minchiate di questo tipo, speriamo si schianti di nuovo, ma no, questa volta la prende con eccessiva circospezione. Io mi avvicino un po', ma non più di tanto. Esco molto bene da questa curva, anche se sono un po' sbandato adesso. Sto imparando a prendere la curva. Qua faccio molto lenta. Qua male. Ed esco veloce da questa, relativamente. La distanza è sempre quella. Ho migliorato un pochino il mio tempo, ma lui sta andando... Oh, attenzione, perché ha sbagliato. Vediamo poi, probabilmente sarà obbligatoria una sosta, perché le gomme si usurano, siamo già quasi a metà, quindi sarà obbligatoria una sosta ai box, bisognerà gestirla bene, probabilmente ipotizzo verso il quinto o sesto giro, se non settimo. Quindi devo tenermi concentrato. E stargli dietro il più possibile. Ce la giocheremo con l'undercut. Attenzione, ha sbagliato ancora probabilmente. Ci stiamo avvicinando. È un po' noiosa in due, sarebbe più figo farlo in più persone. Comunque ci stiamo avvicinando, dobbiamo tenere d'occhio. Sì, sta un po' sbandando, cioè, sta cercando di superare un po' il limite. L'auto non sta più in strada come prima, stiamo finendo le gomme, stiamo finendo anche il carburante, quindi io ipotizzerei che a fine questo giro possiamo ipotizzare appunto una sosta ai box. Sì, anche perché sto facendo una gran fatica a restare in strada. Vediamo se lui si ferma, lui non si ferma, ce la facciamo fare un giro ancora, sì. Questo potrebbe costarci carissimo, perché stiamo prendendo distacco, l'auto non tiene più come prima. Sì, la sosta la facciamo, e lui si è schiantato adesso, infatti. Probabilmente magari non sa che ci sono le soste. Attenzione, perché c'è il sorpasso adesso. Attenzione, io mi fermo ai box. Lui decide di non fermarsi. Gli investo anche due meccanici. Ok, lui è convinto probabilmente in questo momento di aver fatto l'affare della vita, ma in realtà credo che stia patendo tanto. Infatti si è fermato adesso.
Attenzione, vediamo. Momento concitato. Momento concitato. Ha finito la sosta. No, è ancora ai box. Indy è in testa. Indy è in testa. Due giri dalla fine. Ora speriamo che lui cerchi di strafare per raggiungermi e perda la testa. Mannaggia, mancano due giri. Sto iniziando a prendere anche un poco di confidenza con la pista. Sì, diciamo che il distacco è considerevole, deve aver fatto qualche sbaglio. Comunque, stiamo per iniziare l'ultimo giro. Non ho probabilmente neanche dovuto fare tagli perché la gara è stata piuttosto interessante. Anche così, una gara in seguire. Tutt'altro epilogo della gara scorsa che ho fatto online, dove l'ho perso proprio doppiato. Si è ancora fermato i box, probabilmente perché si è distrutto. E Indy vince! Grande Scarface, ha fatto il miglior tempo però, ha fatto il best lap. Bella, mi sono divertito anche se eravamo in una persona sola, quindi non oso immaginare cosa possa succedere con più persone. Vediamo, intanto lui deve farsi probabilmente l'ultimo giro. Gli hanno dato una penalità perché si è fermato i box. Comunque ha fatto un 23.4, io il migliore è stato un 23.9, quindi mezzo secondo comunque più veloce di me. E ho vinto la mia prima gara online nella 50S GT Revival. Figata. Il gioco è bellissimo, davvero divertente. Abbiamo fatto anche il livello 2. C'è il podio? Sì! Grandi ragazzi, grande Scarface. Mi sono proprio divertito. E ora si può puntare a un'altra gara. Ma in realtà io esco. Ho sbloccato un nuovo oggetto, un po' alla Mario Kart. Quindi questo era Circuit Superstar, sponsorizzato da Square Enix, che mi ha concesso di fare un video su questo titolo, $19.99 su Steam, davvero interessante. Davvero molto interessante se avete soprattutto degli amici con cui giocarci, sperando, ma spesso non ci confido troppo, che la popolazione online aumenti. Ho dovuto aspettare un po'. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate. Alla prossima ragazzi e ciao.